Radio Radicale, vogliamo occuparci del 25 luglio del 1943, proponendovi un'analisi particolare del Gran Consiglio del fascismo che segnò, la caduta di Benito Mussolini e del regime fascista in Italia. La cosa che mi ha incuriosito è stato il modo con cui Mussolini si è fatto sfiduciare da Dino Grandi, dai cosiddetti congiurati del Gran Consiglio del fascismo. Lui arriva quasi rassegnato a quell'appuntamento, quasi come se l'ipotesi di una sua sfiducia fosse ineluttabile, quasi come se lui volesse la pace. Allora, l'atteggiamento di Mussolini mi aveva molto incuriosito perché il mio pensiero era andato su un altro 25 luglio, anzi su altri due 25 luglio, quello del 1914, quando lui, nella redazione milanese dell'Avanti, scrisse un articolo che poi uscì l'indomani dal titolo Abbasso la guerra, dove lui si schierava contro il conflitto che stava scoppiando in tutta Europa e poi sarebbe scoppiato in tutto il mondo. Una curiosità particolare perché vediamo Mussolini che decenni prima voleva la pace, un po' come intimamente l'avrebbe voluta il 25 luglio del 1943, prestandosi alla sfiducia del Gran Consiglio del fascismo. Un altro 25 luglio del Mussolini che non voleva la guerra è quello probabilmente del 1934. Il 25 luglio di quell'anno viene assassinato il cancelliere austriaco Dollfuss, che in quel momento era un suo grande amico. Mussolini in quel momento si trova a Cesena e corre sulla costa romagnola per dare la notizia dell'assassinio di Dollfuss alla vedova di Dollfuss per poi mandare quattro divisioni per fermare il colpo di stato di Adolf Hitler. È una curiosità particolare perché vediamo che nello spirito del 25 luglio in Mussolini c'è quello della pace, della volontà di non arrivare a un conflitto, di non creare le condizioni per un conflitto. E dal 25 luglio del 1943 Benito Mussolini probabilmente si dimentica di tutto. Si dimentica anche il 28 ottobre del 1944 di celebrare per l'ultima volta la marcia su Roma, quando il ministro della giustizia Pisenti entra nel suo studio a Salò, dove ci sono gli uffici della Presidenza del Consiglio, per ricordargli che c'è quella data. E Mussolini se n'era totalmente dimenticato. A quel punto il Duce prende carta e penna e firma un'amnistia, probabilmente l'ultima amnistia della Repubblica Sociale Italiana. E come vedete, Mussolini, nei giorni cruciali della sua storia, è un Mussolini pacifista, come quello che si appresta ad affrontare il 25 luglio del 1943. Buona visione con l'articolo di Benito Mussolini del 25 luglio 1914, pubblicato sull'Avanti il 26 luglio del 1914, in prima pagina sul quotidiano socialista, di cui faceva ancora parte. La resa dei conti, sceneggiato Rai del 1969, l'unica ricostruzione minuziosa che è stata fatta del 25 luglio del 1943, e poi infine un'intervista col professor Luigi Ciaurro, docente di diritto parlamentare, col quale analizziamo quella drammatica giornata. Buon ascolto e buona visione. Articolo scritto da Benito Mussolini nella redazione dell'Avanti il 25 luglio del 1914 e pubblicato il giorno successivo, il 26 luglio del 1914, sulla prima pagina del quotidiano socialista. L'articolo si intitola Abbasso la guerra. L'ipotesi terribile che non volemmo formulare ieri perché un ultimo barlume di speranza ci sorreggeva è divenuta oggi realtà di fatto. Il termine fissato dall'Austria è trascorso e la risposta della Serbia è stata trovata insufficiente dal governo austriaco. La diplomazia non ha più nulla da dire o da fare. Ora entrano in scena gli eserciti. È la guerra. Le responsabilità della catastrofe sono già fissate.
Esse ricadono in massima parte sull'Austria-Ungheria. La nota consegnata alla Serbia era un ultimatum. Ognuna delle ingiunzioni in essa contenute era, dice la consorella Arbeiter Zeitung, una negazione dell'indipendenza della Serbia. Quella nota, prosegue il foglio socialista viennese, non ha precedenti nella storia del nostro tempo. Il partito militare austriaco voleva la guerra. Ecco la realtà. Senza questo obiettivo da raggiungersi nel più breve tempo possibile, le trattative diplomatiche si sarebbero svolte in modo diverso. La soluzione, dal punto di vista dell'Italia, si presenta in questi termini. Se il conflitto rimane isolato tra l'Austria e la Serbia, la guerra non potrà durare lungamente. Se l'Italia non avesse una diplomazia la cui inettitudine è ormai riconosciuta da tutti, quel marchese di San Giuliano è proprio un disastro nazionale, compito dell'Italia sarebbe quello di adoprarsi a concludere rapidamente il conflitto guerresco e a tenersi intanto in atteggiamento di assoluta neutralità. Ma se la Russia scende in campo, allora la guerra austro-serba diventa guerra europea. L'Austria sarà appoggiata dalla Germania. Le dichiarazioni degli ufficiosi tedeschi non lasciano alcun dubbio in proposito, e la Russia è dalla Francia. L'atteggiamento dell'Inghilterra è incerto. Da quanto si sa, essa non ha impegni formali né con la Russia né con la Francia. D'altra parte, il linguaggio di molti giornali inglesi è tutt'altro che ispirato alla simpatia, verso la Serbia. E l'Italia? Nel caso deprecato di una conflagrazione europea, qual è il suo posto? Accanto all'Austria? Contro la Francia? Noi non sappiamo quali siano i patti segreti di quella triplice che fa così precipitosamente rinnovata, che fu precipitosamente rinnovata dai monarchici all'insaputa e contro la volontà dei popoli. Sappiamo solo e sentiamo di poterlo dichiarare altamente che il proletariato italiano straccerà i patti della triplice se essi lo costringessero a versare una sola goccia di sangue per una causa che non è sua. Anche nel caso di una conflagrazione europea, l'Italia, se non vuole precipitare la sua estrema rovina, ha un solo atteggiamento da prendere: neutralità assoluta. O il governo accetta questa necessità, o il proletariato saprà imporgliela con tutti i mezzi. È giunta l'ora delle grandi responsabilità. Il proletariato d'Italia permetterà dunque che lo si conduca al macello un'altra volta? Noi non lo pensiamo nemmeno, ma occorre muoversi, agire, non perdere tempo, mobilitare le nostre forze. Sorga dunque dai circoli politici, dalle organizzazioni economiche, dai comuni e dalle province dove il nostro partito ha i suoi rappresentanti, sorga dalle moltitudini profonde del proletariato un grido solo e sia ripetuto per le piazze e per le strade d'Italia. Abbasso la guerra. È venuto il giorno per il proletariato italiano di tener fede alla vecchia parola d'ordine. Non un uomo né un soldo, a qualunque costo. Questo era l'articolo di Benito Mussolini, scritto il 25 luglio del 1914 dalla redazione milanese dell'Avanti e pubblicato all'indomani sul giornale socialista. Piazza Venezia, 24 luglio 1943, ore 18. Saluto Duce! Alla parola il Duce del fascismo! La storia di questa convocazione è nota. Ho aderito alla richiesta di alcuni camerati che hanno ritenuto fosse loro dovere esporre a me personalmente il loro punto di vista sulla situazione del paese. Per questo è saltata fuori questa idea del Gran Consiglio. Però, nel particolare momento che stiamo attraversando, questa riunione acquista una particolare importanza. Occorre parlarsi in modo chiaro ed esplicito. È indispensabile che ciascuno si assuma le proprie responsabilità. La situazione è questa. Dal preciso momento in cui gli Stati Uniti si sono affacciati nel Mediterraneo con tutta la schiacciante superiorità dei loro mezzi,
La guerra è entrata in una fase estremamente critica. Quella che sembrava un'ipotesi assurda, l'invasione del suolo nazionale, si è purtroppo verificata. Da questo punto di vista si può dire anzi che la guerra per noi è cominciata 10 mesi fa, quando, per colpa di un evidente tradimento, il nemico riuscì ad affondare nel Mediterraneo quelle 70-80 mila tonnellate di benzina indispensabili alle nostre truppe per effettuare il balzo decisivo oltre El Alamein. Da quel momento l'iniziativa è passata al nemico. Crollato in Africa il fronte difeso da Rommel, abbiamo perso la Cirenaica, la Tripolitania, la Tunisia e infine Pantelleria, che era stata addirittura inventata da me come vero e proprio paracarro contro il traffico nemico nel Mediterraneo. Caduta Pantelleria, era la volta della Sicilia, ma qui avremmo dovuto poter contare su una sorprendente ripresa dello spirito combattivo italiano. Lo stesso nemico dava per scontata da parte degli italiani una difesa leonina del proprio suolo. In Sicilia vi erano 23 divisioni organiche, oltre a reparti minori e specializzati, più di 300.000 uomini con un complesso di armamenti tutt'altro che disprezzabile. Lo Stato Maggiore era sicuro di poter stroncare ogni tentativo nemico sulla prima fascia costiera entro 48 ore dallo sbarco. Questo mi è stato ripetutamente e fermamente assicurato. Ebbene, le divisioni costiere hanno resistito 3 ore dopo lo sbarco del 10 luglio. In questo momento, dopo 15 giorni, i prigionieri sono già 70.000 con 5 generali e un ammiraglio. Lo sbandamento è stato impressionante. A parte gli apprezzamenti che hanno fatto i tedeschi, è qualcuno veramente offensivo. Resta il fatto che non pochi soldati si sono messi in borghese e si sono rifugiati nelle famiglie. Ho dato ordine al prefetto di Catania di procedere con la massima urgenza contro gli sbandati, ma ne è stato fucilato uno solo! Dico uno solo! E manco a farlo apposta era uno della milizia. E le autorità competenti si sono subito affrettate a far sapere al colto e all'inclita che l'avevano fucilato solo per ordine mio. Di fronte a questa situazione, ogni tanto si sente qualcuno avanzare l'alibi della mancanza di armi. Non è vero. Le armi per combattere ci sono sempre state e ci saranno ancora. Il punto da fissare è un altro. Esiste ancora la volontà di combattimento? I capitolardi rispondono a questa domanda dicendo che la guerra non è sentita dal popolo. È un discorso che non c'entra. Nessuna guerra è mai stata sentita dal popolo. Le guerre del Risorgimento erano forse sentite dal popolo, e la guerra 15-18, che ha avuto 535.000 disertori all'interno del paese. Il fatto è un altro. Non si scoprono nuovi continenti se si dichiara che oggi il popolo italiano, influenzato dalla propaganda straniera all'interno e all'esterno, va in giro a dire che questa è la guerra del partito, anzi, la guerra di Mussolini. Le guerre sono sempre di chi le dichiara se vanno male, e sono di tutti, specialmente di quelli che non le vogliono e non le combattono, se vanno a finire bene. Però io dichiaro nettamente due cose. Primo, che non ho nessuna difficoltà a cambiare gli uomini, a chiamare in campo forze non ancora impegnate, a stringere tutti gli italiani a difesa della patria violata nel proprio territorio, ad assumere su di noi ogni responsabilità, anche la più grave e la più impensata, ma secondo, che anche se questa è la guerra di Mussolini e del regime fascista, che nessuno si illuda che l'Inghilterra faccia la guerra solo a Mussolini e al regime fascista e non alla nazione italiana. L'Inghilterra fa la guerra contro l'Italia perché l'Italia ha avuto il torto di crescere troppo in questi ultimi 20 anni e quindi di farle paura, mentre l'Inghilterra vuole poter contare su un altro secolo di incontrastato dominio
con 5 pasti assicurati. Quindi questa è la situazione. E dato che la situazione è questa, non penso sia il caso di limitare l'importanza di questa seduta all'esame di quello che vi ho già detto. Il problema che il Gran Consiglio deve affrontare è questo: guerra o pace? Resistenza o capitolazione? Io credo che solo impostando così la discussione potrà uscire da questo Gran Consiglio la parola che la nazione in questo momento attende. La discussione è aperta. Alla parola il quadrumviro De Bono. Duce, approfitto del mio diritto come quadrumviro a parlare subito dopo di te, perché nelle tue parole, Duce, ho sentito una nota di accusa contro l'esercito. E questo io non posso accettarlo come vecchio soldato e vecchio fascista. No, Duce, le cause degli eventi dolorosi di cui hai parlato non sono nell'esercito e neppure nei suoi capi, che si sono sempre comportati eroicamente, denotando un supremo sprezzo del pericolo e coprendosi di gloria in Grecia, in Russia, in Africa e ora in Sicilia. Le cause sono semmai nelle troppe interferenze politiche che subisce lo Stato Maggiore, nella scarsezza dei mezzi finanziari di cui l'esercito dispone e infine anche nello scarso aiuto che riceviamo dai tedeschi, i quali non hanno mai voluto capire la fondamentale importanza che ha la guerra nel Mediterraneo. Ma come si può pretendere che ci aiutino quando i nostri alti comandi sono pieni di diffidenza e di malanimo verso di loro? C'è piuttosto da sperare che non perdano la pazienza del tutto. Insomma, Duce, tu ci hai domandato: resistenza o capitolazione? Guerra ad ogni costo o pace separata? E io a mia volta ti domando: è ancora possibile la resistenza? E se sì, con quali mezzi, secondo quale piano? Il nostro comando supremo ha preparato un piano autonomo per l'Italia? E di quali forze dispone per attuarlo? È questo che occorrerebbe sapere prima di poter prendere una decisione e rispondere alla tua domanda. Chiedo la parola. Credo che a questo punto il Gran Consiglio potrebbe convocare qui il capo di Stato Maggiore, generale Ambrosio. Lui potrebbe darci tutti i dati e dirci qual è la sua opinione o quella dello Stato Maggiore. Io so, mi pare del tutto inutile. Camerata Farinacci, sappiamo benissimo come la pensa Ambrosio. È un disfattista. Ma potrà almeno dirci di quanti soldati e di che mezzi disponiamo. È inutile convocare Ambrosio. Ho io il comando supremo delle operazioni e sono perfettamente al corrente della situazione. Posso dare tutte le indicazioni, io, di dettaglio anche. Va bene, ritiro la richiesta. A chi tocca? Il conte Ciano. Duce, come certamente tutti presenti, anch'io, rispondendo alla vostra domanda, resistenza o capitolazione, sono convinto della necessità della resistenza. Però, fino al punto e al momento in cui gli enormi sacrifici che essa comporta siano illuminati da una speranza almeno lontana di vittoria. Perché, ove questa speranza sia impossibile, ogni resistenza è un delitto contro l'umanità e anche una forma di tradimento verso la patria. Io vorrei semplicemente sgomberare qui il campo da un ostacolo di natura morale. Il problema, cioè, della nostra alleanza con i tedeschi. Ebbene, nel caso che Mussolini e il Gran Consiglio decidano per la pace, è mia opinione che questo ostacolo non abbia nessuna ragione d'essere, perché non saremmo noi a venir meno ai patti. Ma sono stati i tedeschi a non rispettarli mai, né prima né durante la guerra. La stessa alleanza italo-tedesca è nata perché voi, Duce, pensavate di fissare con questo la Germania a una politica di pace e dietro il preciso impegno di Hitler a non provocare pericoli di guerra. Invece, dai documenti che sono in nostre mani e certamente anche in tutte le cancellerie europee,
Risulta che quando l'alleanza venne sottoscritta con questo preciso impegno di pace, lo Stato Maggiore di Hitler non solo aveva già perfezionato tutti i piani di guerra, ma anche già fissato la data dell'attacco alla Polonia. E come per la Polonia, così è stato per l'attacco al Belgio, alla Francia e alla Russia. E si noti che il Duce non aveva mai nascosto niente ai tedeschi della nostra situazione, del bisogno che le nostre forze armate avevano, dopo le due guerre vittoriose di Spagna ed Etiopia, di riordinamenti e di ammodernamenti. Ma i tedeschi non hanno tenuto in nessun conto tutto questo e hanno dato fuoco alla polveriera secondo i loro piani, senza curarsi minimamente delle condizioni in cui si sarebbe venuta a trovare l'Italia. E con questo totale disprezzo per le nostre esigenze si sono comportati sempre da allora. Siamo noi dunque, solamente noi, che abbiamo tenuto fede ai patti, entrando in una guerra non voluta e per la quale non eravamo preparati, solo per onorare la firma apposta al trattato. Ma se Mussolini e il Gran Consiglio dovessero giudicare che i sacrifici dell'Italia hanno raggiunto il limite del sopportabile, io ripeto, nessuno potrà tacciarci di tradimento. Saremmo sempre nel pienissimo e documentatissimo diritto di ritorcere contro i tedeschi l'accusa. Perché la verità incontrovertibile è che noi non saremmo dei traditori, ma dei traditi. La parola al camerato Farinacci. In teoria non avrei niente da obiettare su quel che ha detto Ciano. La nostra posizione, diciamo così, di creditori morali rispetto alla Germania. Ma devo anche osservare che mentre i soldati tedeschi muoiono accanto ai nostri soldati, non è affatto simpatico questo spettacolo di maldicenza e quasi di disprezzo che stiamo dimostrando nei confronti dei nostri alleati. E su questo insisto, perché non vorrei che queste manovre antitedesche in alcuni ambienti del regime si ritorcessero domani in modo irreparabile e definitivo contro noi stessi. Con i tedeschi bisogna parlare franco, mostrarsi uomini e non cortigiani. Ma una volta scelta una linea di condotta, questa linea bisogna condurla fino in fondo, senza ruffianeria e senza vergognose marce indietro. Qualunque sia la decisione che prenderà stasera il Gran Consiglio, bisogna stare attenti. Parla grandi. Adesso. Sapete se abbia raccolto molte adesioni? Non lo so, credo una diecina, ma basterà che voi annunciate le riforme. D'accordo, d'accordo. Per farmi avanti a criticare il partito, i metodi del regime e i tuoi personali. Per questo io chiedo che siano valutate esattamente tutte le gravi conseguenze che deriveranno dall'accettazione dell'uno o dell'altro corno del dilemma del Duce. Resistenza o capitolazione? La parola all'eccellenza Grandi. Camerati, Duce, è inutile che io vi nasconda o che tenti di nascondere a me stesso che stasera, dopo la relazione del Duce, le sorti del paese e del regime paiono tanto compromessi che non sembrerebbe esservi altra speranza per noi che quella di morire con onore di soldati italiani. La situazione è grave e basterebbe approvarlo che per la prima volta in quest'aula nell'Italia fascista si sia fatto cenno alla possibilità di una resa. Ma prima di arrendersi alla disperazione è indispensabile cercare di correggere errori antichi e recenti, innovare, modificare, ove sia da modificare, in modo che tutti gli italiani siano resi partecipi della responsabilità dell'ora in cui viviamo. Tu, Duce, hai sottolineato come questa guerra sia impopolare, come tutte le guerre del resto. Ebbene, devi permettermi di dirti che la colpa è nostra. Perché siamo stati noi, è stata la nostra propaganda, a ridurla ad una guerra di partito,
soffocandola in un certo senso sotto l'etichetta fascista. Così il popolo ha finito col disinteressarsene, col considerarla una questione di stretta pertinenza del regime, alla quale però era obbligato a dare il proprio contributo. Oggi non si dice nemmeno più la guerra fascista, ma, come tu stesso hai detto, la guerra di Mussolini. Ed è proprio per questo che solo su te, Duce, ricadono gli odi e i rancori che la miseria e la morte suscitano nel cuore della gente. Ora, se è bello e generoso da parte tua assumerti questa tremenda responsabilità, non è né giusto né leale che noi, che abbiamo diviso con te gli onori e i successi degli anni fortunati, permettessimo la continuazione di una situazione del genere. Noi, Duce, desideriamo toglierti dalle spalle una parte del pesantissimo fardello che attualmente pesa solo su di te. Commovente. Tra le persone e le situazioni che in questo grave momento devono assumersi le loro precise responsabilità, vi è innanzitutto la monarchia. Non è assolutamente giusto che la monarchia, dopo aver accettato dal regime tutto quello che il regime le ha offerto, la corona d'Etiopia, quella d'Albania, e cioè i simboli delle nostre guerre vittoriose, si tenga in disparte adesso che le sorti della guerra hanno preso un andamento sfavorevole. Bisogna che la monarchia esca da questa specie di imboscamento, che il re riassuma il comando supremo che gli è attribuito dallo statuto. Così facendo, ripeto, non solo solleveremo te, Duce, da un compito e da una responsabilità immane, ma si otterranno altresì alcuni risultati concreti immediati. Si toglierà alla guerra l'etichetta fascista e lo Stato Maggiore smetterà finalmente di giustificare i propri errori, come tu de Bono hai fatto, con la scusa delle interferenze politiche vere o presunte che siano. Io so quello che si dice a questo proposito negli ambienti monarchici, che non è stato il re a tirarsi indietro, ma che è stato costretto a cedere il comando supremo dal continuo prepotere della personalità politica di Mussolini. Comunque stiano le cose, se è vero che può essere tardi che il re di sua spontanea iniziativa riassuma il comando supremo, ebbene bisogna che questa iniziativa parta dal Gran Consiglio. Chiedo scusa, solo una precisazione. Dato che in questa storia del comando supremo hanno soffiato e soffiano ancora tutti quelli che vogliono a tutti i costi trovare delle spiegazioni per gli insuccessi e le sconfitte, questo comando supremo non sono stato io a chiederlo. Ne ho ricevuto la delega da Sua Maestà il 16 giugno 1940, perché lo Stato Maggiore e più precisamente il maresciallo Badoglio ritenevano indispensabile una assoluta unità politico-militare nella condotta della guerra. Comunque, come comandante supremo, io non ho mai dato che direttive politiche generali, senza mai dirigere tecnicamente le operazioni militari e lasciando anzi ai vari comandi piena autonomia strategica e tattica. Del resto, per quello che riguarda il sottoscritto, io non vedrei nessuna difficoltà nell'eventuale restituzione al re del comando supremo. E l'avrei anzi già fatto se si fosse presentata l'occasione di un andamento favorevole della guerra. Ma non mi pare dignitoso ritirarmi da un posto di responsabilità proprio mentre la situazione si fa difficile. Ma proprio per questo io ho detto che l'iniziativa deve partire dal Gran Consiglio. Noi che conosciamo la tua sensibilità, Duce, il tuo senso di responsabilità, noi comprendiamo benissimo la tua ripugnanza ad andare dal re a dirgli: ora che le cose vanno male, desidero che la monarchia torni ad essere il fulcro dell'unità nazionale. E infatti l'ordine del giorno che io ho preparato e che ho distribuito a tutti i presenti vuole appunto superare questa tua comprensibilissima ed umana esitazione. È il Gran Consiglio
che in quest'ora grave ha il diritto e il dovere di dire al sovrano se vi furono colpe, errori, sospetti, diffidenze, siano superati e dimenticati. La corona riprenda il suo ruolo effettivo di cemento, di suprema direzione, e tutta l'Italia, dal duce all'ultimo soldato, si stringerà intorno ad essa rinnovando così i fasti della sua gloriosa epopea risorgimentale. Ma nello stesso tempo, anche in nome di quei novissimi ideali fascisti cui noi abbiamo dedicato la nostra vita. La parola d'ordine in questo supremo momento sia una parola d'ordine di unità e di concordia per tutti i veri italiani. La suprema direttiva sia l'imperativo del duce, perisca pure la fazione, purché la nazione viva. Proprio commovente questo voler a tutti i costi sollevarmi dalle mie responsabilità. Volete parlare voi, duce? No, dopo, dopo. Quanti ce ne sono ancora? 11. La parola al camerato Federzoni. Camerati, io sono dell'opinione che la proposta contenuta nell'ordine del giorno Grandi meriti l'approvazione del Gran Consiglio. Non è vero che tutte le guerre siano sempre impopolari. Se va avanti così tutti voteranno l'ordine del giorno di Grandi. Il duce non dice niente. E la riforma che hai in mente cosa aspetta ad annunciarle? Non lo so, aspetterà la fine della discussione. Guarda che se non fa qualcosa adesso, se non si prende subito, quello non farà più niente, ci frega in tutte le nostre speranze. Ma certo, lo so. Sembra anche che non stia bene. Per questo aderisco all'ordine del giorno Grandi. Ecco, un altro, qui bisogna prendere tempo. Tu proponi un rinvio, così sentiamo anche il duce. Va bene. Scusate, dato che si è fatto tardi e siccome sono iscritti a parlare ancora molti oratori, il segretario del partito propone che la seduta sia rinviata domani. Ah no, questo poi no. Ma come, quando c'erano in ballo delle stupidaggini come il Balilla al dopolavoro ci tenevi qui fino alle 4 del mattino? Adesso che si tratta di prendere delle decisioni vitali per il paese, mi pare che si possa continuare a lavorare anche se è mezzanotte. Va bene. Continuiamo pure. Chiedo solo 10 minuti di sosta. Devo leggere gli ultimi dispacci dai settori operativi. Rinviare la seduta voleva dire ricominciare tutto da capo. Se ce n'avrebbero lasciato il tempo e il modo. Deve essere stata un'idea di Farinacci. Grandi sta raccogliendo le firme. Hai visto la reazione di Grandi quando ha chiesto il rinvio? Cosa te ne pare? È chiaro che c'è sotto qualcosa. Io vado un po' in giro a sentire. Come sta? Se l'è presa con me, per quello che succede in Germania. Vuoi firmare? Sì, subito. Con te siamo 19. Ma è chiaro, col pretesto di far assumere alla monarchia le sue responsabilità, qui si dà il primo colpo di piccone al regime e a te, duce. Bisogna fare qualcosa. Non c'è un minuto da perdere. O tu annunci subito le riforme che hai in mente e così sventi la manovra di Grandi, oppure bisogna arrestarli tutti. In fondo, si tratta di 20 persone qui dentro, di una dozzina al massimo fuori di qui, compreso Badoglio. Galbiati, la milizia è in grado di farlo. Basta l'ordine del duce. Sta tranquillo, Bufarini. Dal punto di vista formale non c'è niente da dire. Il discorso di Grandi è formalmente ineccepibile, anche se nasconde un'insidia. Un complotto. Però è evidente che molti di quei signori non pensano che è la pace separata. Anche se nessuno ha avuto il coraggio di dirlo apertamente. Se vogliono che l'iniziativa parta da me, si sbagliano. Non ho nessuna intenzione di abboccare. Voi, Scorza, avete il vostro ordine del giorno. Lo presenterete come ordine del giorno del partito. E insistete su questo punto. Il Gran Consiglio del Fascismo è convinto che la nuova situazione creata dagli eventi bellici debba essere affrontata con metodi e mezzi nuovi. E poi riproponete il mio dilemma. Guerra o pace? E che tutti rispondano chiaro e tondo. Nessuno deve poter sfuggire per la tangente. Siamo intesi? Va bene, Lucio. Questo mi tornerà utile lunedì. Quando andrò dal re. Il re è un soldato leale. Non si presterebbe mai
a manovre di nessun genere. Ma voi, Duce, quale ordine del giorno appoggerete? Quello del partito, naturalmente. Quei signori possono ringraziare Dio che c'è la guerra. La guerra che continua ad andare male. Altrimenti questo scherzo sarebbe già finito da un pezzo. Andate, vi raggiungo subito. Ora che tutti hanno parlato, ho io alcune cose da dire. In aggiunta, la precisazione di quanto già detto da me stesso o da altri. Si sono mosse delle critiche al partito. E io posso essere in parte d'accordo, anche se mi rammarica che nessuno abbia creduto di poter concedere delle attenuanti a questo poderoso organismo che da 20 anni è al centro della vita nazionale e che non può sfuggire alla legge dell'invecchiamento e del regolamento. Comunque, dall'ammettere l'utilità di alcune riforme a fare del partito il capro espiatorio della situazione, ci corre molta e molta strada. Altra rapida osservazione su quel ritorno allo statuto cui ha accennato l'eccellenza Grandi. Questa presa di posizione mi permetto di trovarla almeno anacronistica, perché ricordo benissimo che mai nessuno nel passato, neppure quando si trattava di effettuare delle riforme fondamentali nella struttura dello Stato, nessuno mai si è ricordato che c'era uno statuto da rispettare. Un punto su cui invece voglio fermarmi è quell'invito alla Sacra Maestà del Re, sempre nell'ordine del giorno Grandi, perché riassuma il comando supremo delle forze armate e la direzione della guerra. Ebbene, signori, parliamoci chiaro. A che cosa mira questo invito? A sollevarmi dalla responsabilità, dice Grandi, a fare della corona il fulcro di una nuova unità degli italiani. Ma vi siete domandati? Si è domandato, Grandi, quali sono le eventualità che potrebbero presentarsi in concreto? Primo, il re non accetta l'invito e mi dice: egregio signor Mussolini, finora la guerra l'avete diretta voi, in pieno accordo con lo Stato Maggiore che voi vi siete scelto. Oggi però, siccome va male, volete che il peso me lo riprenda io sulle mie spalle. Continuate pure voi fino alla conclusione. Da questo rifiuto, perfettamente logico e giustificato, deriverebbe una gravissima tensione tra il partito che delibera e la corona che rifiuta. Seconda possibilità. Il re accetta, ma non può o non crede, e anche questo è perfettamente giustificato, limitare l'assunzione di responsabilità al solo settore militare. Potrebbe dire che gli aspetti politici e militari sono strettamente connessi e che per assumere il comando militare è necessario che gli venga attribuita anche la direzione politica. In questo caso il re si troverebbe a dover operare in un regime diretto e controllato da me e da voi, ma né io né voi avremo più alcuna responsabilità politica. Ma esiste una terza possibilità, e che per giunta è la più probabile. E cioè, il re potrebbe farmi questo discorso. E così i signori del regime, adesso che hanno l'acqua alla gola, si ricordano che esiste uno statuto e che oltre lo statuto c'è un re, e che per l'articolo 5 dello statuto il re ha il comando supremo delle forze armate. Bene, io accetto il loro invito ed acconsento ad entrare in scena in questa situazione piuttosto compromessa. Però
siccome ritengo che i responsabili di questa situazione siano proprio loro, approfitto della situazione per liquidarli tutti una buona volta. E allora? Signori, attenzione. L'ordine del giorno Grandi può arrivare a mettere in gioco l'esistenza del regime fascista, a meno che esso non nasconda un altro significato oltre quello letterale. E allora, signori, bisogna saper essere leali ed espliciti, giocare a carte scoperte e dire chiaro e tondo qual è il vero significato che si può raggiungere, se il ritorno puro e semplice allo statuto, o la pace separata scavalcando la mia persona, o l'eliminazione di Mussolini e la guerra senza di me. Quest'ordine del giorno pone un problema molto delicato, quello personale del sottoscritto. Sono un uomo di 60 anni, signori, e so benissimo come vanno a finire queste cose. Ma io protesto, Duce, non posso non protestare. Tu non puoi saltare fuori adesso e farci il solito ricatto sentimentale. Se metti la cosa in questi termini, ci impedisci ogni possibilità di leale collaborazione. La tua persona è fuori discussione, lo sai benissimo. E il mio ordine del giorno non ha nessun significato recondito. Ma sì, questo è chiaro. Il Duce non c'entra. Questo è fuori di dubbio. Senza il Duce, ma è impensabile. Duce, credimi. Noi tutti abbiamo sempre inteso porre la tua persona al di sopra e al di fuori non solo di questa discussione, ma di tutte le discussioni e di tutti gli esami che mai siano stati fatti della situazione. La nostra unica preoccupazione è quella di liberarti dalla terribile responsabilità che pesa su te solo, su te, che sei il nostro capo, e per meglio giovare alla nazione. Chiedo la parola. Ha la parola il camerata Cianetti. Devo esprimere il mio turbamento per le vostre parole, Duce, e per quanto ha detto il segretario Scorza. Io credo alla necessità di alcune riforme. Per questo ho creduto di dover aderire all'ordine del giorno Grandi. Ma se queste riforme sono già nella mente del Duce, credo che l'ordine del giorno del partito risponda forse meglio alle esigenze del momento. Eccellenza Sguardo. Chiedo scusa, sono profondamente commosso. Le tue parole, Duce, mi hanno aperto gli occhi. Sono d'accordo con Cianetti. Ritiro la mia adesione all'ordine del giorno Grandi e invito tutti voi, camerati, a votare per l'ordine del giorno del partito che ha l'approvazione di Benito Mussolini, Duce del fascismo. Chiedo la parola. Ma come? Parliamo di assumerci delle responsabilità. Protestiamo di voler aiutare il Duce con un contributo personale e intelligente. Chiediamo una maggiore autonomia di coscienza di fronte agli ordini che vengono dall'alto. E poi, al primo sguardo d'un superiore, battiamo in ritirata con la coda fra le gambe. Ma cosa siamo? Dei ragazzini o dei buffoni? Che prima sottoscriviamo un documento tanto grave e poi al primo ostacolo ritiriamo la nostra firma. Una volta che siamo tutti convinti che per resistere fino alla vittoria o a quella soluzione onorevole che domani ci si potrebbe presentare, occorre mobilitare la coscienza di tutti i cittadini, dal re fino all'ultimo contadino, io non vedo perché dovrebbero sorgere dei casi di coscienza. Ogni tentennamento rappresenta una mancanza di consapevolezza e anche di dignità, indegni veri soldati e di veri fascisti. Che ha detto? Se nessuno ha più niente da dire, dichiaro chiusa la discussione. Passiamo ai voti. Metto ai voti l'ordine del giorno del partito? No. Gli ordini del giorno saranno votati secondo l'ordine di presentazione. Apro la votazione sull'ordine del giorno Grandi. Fate l'appello nominale. Acerbo? Sì. Albini? Sì. Alfieri? Sì. Balella? Sì. Bastianini? Sì.
Vigini? No. Vignardi? Sì. Bottai? Sì. Buffarini? No. Gianetti? Sì. Ciano? Sì. De Bono? Sì. De Marsico? Sì. De Stefani? Sì. De Vecchi? Sì. Marinacci? Io ho un mio ordine del giorno. Pedertoni? Sì. Brattari? No. Galbiati? No. Gottardi? Sì. Grandi? Sì. Marinelli? Sì. Marinelli? Sì. Pareschi? Sì. Polverelli? No. Rossoni? Sì. Scorza? No. Suardo? Astenuto. Rigali? No. Risultato della votazione. 19 voti favorevoli. 8 contrari. E 1 astenuto. L'ordine del giorno Grandi è approvato. Signori, con quest'ordine del giorno avete aperto la crisi del regime. La seduta è tolta. Avete dispenso. Sua Eccellenza Senise. Avanti. Maestà. Venga avanti, Eccellenza. E allora? Tutto bene, maestà. Tutto è pronto. Siete sicuri di aver pensato a tutto? Il telefono? È previsto il blocco delle centrali telefoniche. La difesa di Roma, il corpo motocorazzato. È già stato costituito, maestà. Si tratta di 3 divisioni riunite alle porte di Roma sotto il comando del generale Carboni. Sa che c'è una divisione corazzata della milizia, la divisione M, a 16 chilometri da Roma? Sì, maestà. Ma la questione militare è di competenza di generale Ambrosio. Ci pensa lui? Evidentemente sì, maestà. Generale Cerica dov'è? È andato al comando di gruppo. Che cosa è andato a fare? A telegrafare a tutte le caserme dei carabinieri di sospendere le libere uscite per oggi. C'è il Duca Quarone. Venga, venga, Duca. Cosa c'è? Il generale Cerica, maestà, chiede di poter arrestare il Duce nel giardino della villa. Perché? Ragioni di sicurezza, maestà. Ma qui la regina non vuole. Non si può arrestarlo fuori, appena uscito dal cancello. Sulla pubblica strada potrebbe essere pericoloso, maestà. Qui non è possibile. Oltretutto, maestà, se il Duce risale sulla sua macchina ed esce dalla villa, potrebbe anche sfuggire all'arresto. L'autista potrebbe rifiutarsi di fermarsi e il suo segretario... Va bene, non voglio occuparmene, fate come vi pare. Il generale Cerica chiede una vostra precisa autorizzazione, maestà. Va bene, va bene. Sono quasi le 5 e siamo ancora qui con queste storie. Vada pure, Eccellenza, ci sentiremo più tardi. Sì, maestà. Generale, senta. E siccome non so come il Duce potrà reagire, mi faccia un favore. Resti lì fuori, dietro la porta, durante tutto il colloquio. E in caso di bisogno intervenga. Va bene, maestro. Il Duce non sospetterà nulla arrivando. No, maestro. Gli uomini incaricati di fermarlo prenderanno posto durante l'udienza. La macchina su cui lo faranno salire è un'autoambulanza. D'accordo. Generale Puntoni, lasci la porta aperta. Mi raccomando. Sì, maestro.
È stata una riunione abbastanza lunga, quasi 10 ore. L'ordine del giorno Grandi, che Vostra Maestà conosce, è stato approvato. Sì. Sì, lo so, con 19 voti. Sembra che molti però stiano aprendo gli occhi. Ho qui con me una lettera di Cianetti, con cui Cianetti ritira la propria adesione. Non che abbia molta importanza. L'ordine del giorno rimane un fatto interno. Anche se ovviamente terremo conto di certe indicazioni. Eccellenza, fu sempre un ordine del giorno votato dal Gran Consiglio. Io devo tenerne conto, in massimo grado. In queste ultime ore gli avvenimenti hanno preso una piega imprevista, dolorosa. Una deliberazione del Gran Consiglio mi obbliga a prendere certe misure. Vostra Maestà non deve sentirsi obbligata in nessun modo. Il Gran Consiglio è un organo consultivo, non impegna nessuno. Nel 28 ve l'avevo detto, Eccellenza, legalizzare l'autorità suprema del Gran Consiglio. Una mossa pericolosa. C'era lo statuto. Se Vostra Maestà desidera che io le rimetta la delega del Comando Supremo, anche secondo le indicazioni contenute nell'ordine del giorno votato questa notte. Mi dispiace, ma questi sviluppi imprevisti, dolorosi, mi obbligano a compiere un passo. Devo chiedervi le vostre dimissioni, Eccellenza. Le mie dimissioni? Da Presidente del Consiglio dei Ministri. Mi dispiace, ma la soluzione non può essere diversa. Ho già dovuto prendere accordi per la successione. I maggiori consensi sono per il maresciallo Badoglio. Anzi, virtualmente, il maresciallo Badoglio è già entrato in funzione. E ora, cosa devo fare? Rispondo io con la mia testa, Eccellenza, della vostra sicurezza personale. Statene certo. Non può essere diversa. Non mi resta che obbedire. Posso chiedervi, Maestà, da quando avranno effetto le mie dimissioni? Vi ho già detto, Eccellenza, purtroppo il maresciallo Badoglio ha già praticamente assunto le sue funzioni. Mi dispiace, ma la soluzione non può essere diversa. Prego, Vostra Maestà, di considerarmi comunque a disposizione sua e del paese.
Radio Radicale, avete visto un po' la rappresentazione del 25 luglio e di quello che è successo poi tra Benito Mussolini e Vittorio Emanuele III. Allora, noi vogliamo parlare con il professor Luigi Ciaurro, docente di diritto parlamentare alla LUMSA, col quale vogliamo chiedergli un po' se considera quello di nei confronti di Mussolini un diciamo un normale avvicendamento costituzionale, se la procedura costituzionale che venne adottata nella notte tra il 24 e il 25 luglio fu corretta, nel senso che il Gran Consiglio se era l'unico grimaldello per poter sfiduciare Benito Mussolini, ben sapendo che al Senato era in corso un altro tentativo con una, diciamo, non so, una mozione, una risoluzione parlamentare che era stata firmata da 76-77 senatori del Regno. Allora, cosa stava succedendo e soprattutto come si è arrivati lì? Dunque, un rinnovato saluto agli ascoltatori di Radio Radicale e un ringraziamento non di rito a Lanfranco Palazzolo che ci sollecita sempre ad approfondire aspetti a volte trascurati. Come scrisse Grandi, comprensibilmente dal suo punto di vista, il 25 luglio, e oggi è appunto il 25 luglio, rimarrà per sempre nella storia nostrana una data che evoca uno degli episodi più significativi del nostro Novecento. Ovviamente, come lei ha ricordato, con questa espressione 25 luglio si indicano due eventi. Il primo, che in realtà era iniziato il 24 luglio pomeriggio, cioè una riunione durata 10 ore del Gran Consiglio del Fascismo, e alle 17, alle 17, alle 17.20, alle 17.30 del 25 luglio il colloquio tra Vittorio Emanuele III e Benito Mussolini e il successivo, tra mille virgolette, arresto di Benito Mussolini. Entrambi questi eventi sono ancora avvolti da un certo mistero per una serie di ragioni che vedremo. C'era stato, è vero, anche questo ormai è accertato con l'individuazione di precisi documenti, un tentativo di fare in Senato il 25 luglio, convocando l'Assemblea con un ordine del giorno e ai fini di una deliberazione i cui contenuti erano molto simili a quelli dell'ordine del giorno Grandi, vale a dire con la scusa di riattribuire al re il pieno comando delle forze armate, in realtà attenuare se non destituire Mussolini, anche se questo fatto dell'avvicendamento di Mussolini con un altro presidente del Consiglio non si evince da nessun ordine del giorno in modo esplicito. Forse poteva essere un significato politico recondito. E se lei è d'accordo, io vorrei soffermarmi innanzitutto su alcuni aspetti della riunione del Gran Consiglio del Fascismo che potrebbero essere rilevanti, non diciamo ai fini di un cultore del diritto parlamentare, ma quantomeno incidenti su problematiche delle procedure funzionali dei corpi amministrativi deliberanti, per usare una terminologia un po' ottocentesca. Ecco, mi dica se possiamo, ecco, certo, accennare brevemente, certo, a questo. Certo. Cioè, per rapidità espositiva mi soffermerò su sette aspetti di tipo organizzativo e procedurale, ma molto spesso dietro le procedure si nasconde la sostanza delle problematiche politiche. Innanzitutto la convocazione del Gran Consiglio del Fascismo. A quanto sembra, a quanto è stato possibile ricostruire, Mussolini ha un primo incontro con i gerarchi il 16 luglio,
nella sede del partito, ma la convocazione vera e propria avviene il 21 luglio ad opera di Scorza, che era il segretario del Partito Nazionale Fascista, che doveva convocare il Gran Consiglio. Specifichiamo una cosa. Allora, Scorza è un fedelissimo di Mussolini. Sicuramente, sicuramente. E Scorza è stato da poco posto alla guida del Partito Nazionale Fascista e convoca il Gran Consiglio il 21 luglio, cioè 3 giorni prima. Allora, due considerazioni. Prima considerazione, perché il 21 luglio? Il 21 luglio noi non lo sappiamo perché Mussolini decise il 21 luglio di convocare il 24 luglio quest'organo, però sappiamo due cose. La prima, che in quella data lui ebbe un'udienza con il re, quindi anche questo è un elemento che può avere un suo significato. Quanto al termine di 3 giorni, uno potrebbe riflettere, è stato un termine congruo, un termine troppo breve. Se ci vogliamo divertire un po' con le norme e dei regolamenti parlamentari, il regolamento della Camera, l'articolo 30, prevede almeno 48 ore prima per convocare un consesso, quello del Senato, l'articolo 29, solo 24 ore. Come noto, la Costituzione all'articolo 94, quinto comma, per la mozione di sfiducia dice che almeno devono passare 3 giorni dalla sua presentazione. Qui i 3 giorni ci stanno, no? Quindi possiamo immaginare che furono ritenuti congrui per poter, ecco, non è che tutti i gerarchi stavano a Roma, affinché tutti potessero raggiungere Roma. Poi c'è un elemento non chiarito: nelle biografie di Ettore Muti si narra che Ettore Muti stava in Spagna, non ce la fece ad arrivare in tempo il 24 alle 17, quindi non poté partecipare a quella riunione. Probabilmente è una notizia errata, perché Ettore Muti non faceva parte del Gran Consiglio. Lo stesso Mussolini, poi lo vedremo, disse che erano tutti presenti nel Gran Consiglio del Fascismo. Ettore Muti arrivò il 25 luglio e non è un elemento di poco conto, andò a Palazzo Montecitorio da Grandi. Questo poi, come vedremo, ci illustra quella che può essere una possibile spiegazione di tanti atteggiamenti. Quindi possiamo dire che questa convocazione, che è poi l'originale della convocazione è stata ritrovata nelle carte del segretario di Mussolini, che era De Cesare, che poi le consegnò a un sacerdote che poi le fece avere a epoca. Ma comunque questo telegramma del 21 luglio ci fa un po' sorridere, perché leggo testualmente: il Duce ha convocato il Gran Consiglio del Fascismo per sabato 24 ore 17, divisa fascista, sahariana nera, pantaloni corti, grigio verdi. E così si presentarono con questa, oggi si direbbe, una mascherata, ecco, con questa divisa si presentarono tutti i componenti di quel consesso, a parte Galbiati, che da par suo si vestì con la divisa della milizia. Lui era il comandante generale della milizia. Questo per quanto attiene alla convocazione. E come secondo elemento richiamo l'attenzione sul mistero dei misteri, cioè il processo verbale della riunione del Gran Consiglio dei Fascisti. Alla Camera, agli inizi degli anni 60, a proposito del 25 luglio, l'ordine del giorno Grandi, e Grandi era presidente della Camera in quel momento, alla Camera agli inizi degli anni 60 giravano due voci. La prima, che l'allora segretario generale della Camera, Corrado Firmani,
che in precedenza era stato uno stenografo parlamentare, avesse nel cassetto del suo ufficio le strisce con il resoconto stenografico della seduta del Gran Consiglio. Questa è una notizia errata, una fake news si direbbe oggi, perché tutte le ricostruzioni hanno escluso che vi fosse, come a volte avveniva, uno stenografo della Camera. Addirittura nella narrativa si specificava mancava il banchetto in cui in genere si inseriva lo stenografo che la Camera inviava, e addirittura Grandi sostiene: io avevo chiesto il resoconto stenografico, ma Mussolini non lo volle. Mussolini stesso disse in seguito che riteneva quella riunione una sorta di chiarimento tra amici, che quindi dovesse rimanere riservato e che non ci fosse bisogno di un resoconto stenografico. Tra l'altro l'archivio centrale dello Stato, sotto la mitica voce segreteria del Duce, sono contenute le carte di precedenti riunioni del Gran Consiglio del Fascismo, e pare che lo stenografo o non ci andasse, o quando ci andava scriveva gli stenogrammi, ma poi il Duce, per evidenti ragioni, forse non aveva piacere che circolassero troppe carte, esentava il funzionario, che era tutto contento, un lavoro di meno, di stendere questi gli stenogrammi in una scrittura. E quindi hanno trovato nell'archivio centrale dello Stato la busta con gli stenogrammi. L'altra notizia che nella Camera agli inizi degli anni 60 girava è che veniva indicata una signora matura, e si diceva ai giovani che entravano in quel momento: guardate bene quella signora, perché ha battuto a macchina, all'epoca era così, non c'erano i computer, ha battuto a macchina l'ordine del giorno Grandi. E questa invece non era una fake news, perché Grandi nelle sue memorie cita molto spesso questa sua segretaria particolare, che si chiamava Arcangela Tarantini. Ecco, ho trovato in un ruolo della Camera del 1967 che questa impiegata era ancora nel 1967 in servizio, e qui ci viene una curiosità. Questa signora aveva scritto le varie versioni dell'ordine del giorno Grandi, non sappiamo nemmeno quante furono. All'epoca ogni volta bisognava riscriverlo da capo, perché si lavorava con le macchine da scrivere. Sicuramente, lo ricorda Grandi, la mattina del 25 Grandi le detta i due interventi che lui aveva reso nel Gran Consiglio. Viene da chiedersi come mai nessuno sia mai andato, ecco, da questa signora, o forse qualcuno ci è andato ed ella si è rifiutata di rispondere, come mai qualcuno non è mai andato a farsi raccontare qualcosa, perché non troviamo traccia di alcuna dichiarazione di questa persona, che seppur con un ruolo, diciamo, esecutivo, però magari quante cose avrebbe potuto dirci. E quindi il verbale ufficiale non c'è. E guardate, Emilio Gentile di recente, ho letto un suo testo del 2018, ha contato 22, dicasi 22, versioni tra resoconti, processi verbali, memorialistiche, chiamiamole come vogliamo, 22 versioni circa i contenuti di queste 10 ore del Gran Consiglio del Fascismo. Addirittura c'è anche una qualche incertezza sull'ora di chiusura. L'ora di chiusura viene accreditata intorno alle 2:40, ma negli appunti manoscritti di De Marsico, che sono stati pubblicati in fotoriproduzione, c'è scritto 1:40, quindi Mussolini dice 2:40. Quindi ecco, anche su questo non abbiamo certezze al 100%.
Terzo punto, a volte nelle scelte procedurali più insignificanti si annidano i significati più profondi o i fallimenti più profondi. Ecco, prendendo, parafrasando un titolo di un testo di un giornalista vercesi dedicato al 25 luglio, cioè la notte in cui Mussolini perse la testa, quando è il momento, per quello che è stato possibile ricostruire, in cui, a mio avviso, Mussolini ha perso la testa? Intorno alla mezzanotte, che cosa succede intorno alla mezzanotte? Intorno alla mezzanotte Scorza gli suggerisce di rinviare la seduta. Si è fatto tardi, Mussolini cerca di rinviare la seduta in modo non troppo convinto, fa anche presente il suo stato di salute, soffriva di ulcera, poteva solo ingurgitare, cibarsi con del latte a quanto sembra, e grandi protesta, no? Disse la famosa frase: ci hai tenuto tutta la notte per la carta del lavoro e adesso che c'è una situazione bellica così grave si è fatto tardi. E lì Mussolini probabilmente sbaglia non solo perché non rinvia come presidente di quel consesso, è un principio generale direi di diritto assembleare, non solo non rinvia come avrebbe potuto, sospende e rinvia la seduta, ma nemmeno chiama il collegio a votare se rinviare o meno, e quello avrebbe potuto essere già, ecco, un primo assaggio. Ecco, senta professore, allora, visto che comunque lui diciamo credo che Grandi gliel'avesse fatto vedere bene l'ordine del giorno dove non gli veniva chiesto di dimettersi da Presidente del Consiglio, ma di rinunciare al suo ruolo di capo delle forze armate. È possibile che lui si sia arreso così facilmente a questa cosa, che in realtà poi alla fine lui volesse, a quel punto non gliene fregasse più niente di quello che stava succedendo? Perché poi ha lasciato fare tutto, insomma, ha fatto anche votare per primo l'ordine del giorno Grandi. Cioè lui si è arreso su tutto il fronte. Io, è vero, c'è anche questa lettura di una sorta di vis grata puelle, cioè che tutto sommato era contento di un esito di questo genere. Io però, è un'opinione personale, io ritengo che non si fosse reso del tutto conto di quello che stava accadendo. Mussolini conosceva bene gli uomini e qui dobbiamo fare una riflessione. Mussolini parla della riunione, è il primo tra l'altro. Mussolini paradossalmente, forse perché era, la sua professione di fondo era quella di giornalista, è il primo che parla dei contenuti di quella riunione. Perché quando comincia a scrivere nel 44, tra il giugno e il luglio del 44 sul Corriere della Sera, diario di un anno in 19 puntate, seppur non firmando ma e chiamando Mussolini in terza persona, parla di quella riunione. Parla di quella riunione, ovviamente ne parla dopo che è avvenuta, quindi la dobbiamo leggere con molta attenzione. Questi articoli che poi sono stati raccolti in un volumetto che si chiamava Il tempo del bastone della carota, e sostanzialmente Mussolini che dice a proposito di quella riunione, dice a proposito di quella riunione che c'erano i traditori, cioè quelli che erano in combutta con la monarchia, i complici nell'ambito dei 18 che votarono a favore dell'ordine del giorno Grandi, e gli ignari, quelli che nemmeno si rendevano conto di quello che era successo. Secondo me, non a torto, Mussolini riteneva che, ecco, i traditori, cioè l'ala marciante, cioè Grandi, Bottai e Ciano, in realtà fosse, come spesso è purtroppo in questo paese, anche nei momenti più delicati, una questione di poltrone. Che cosa accomuna Bottai, Grandi e Ciano? Sono accomunati dal fatto che a febbraio
Mussolini, febbraio 1943, Mussolini aveva fatto un sensibile rimpasto di governo. Erano usciti quattro pesi massimi, i tre del regime, i tre che abbiamo citato dal governo, più Buffarini Guidi. Buffarini Guidi è l'unico di quelli, tra virgolette, esautorati a febbraio, che vota invece contro l'ordine del giorno Grandi. Quindi, a mio avviso, non del tutto a torto, Mussolini aveva sottovalutato la questione dicendo sono in realtà i gerarchi che a febbraio sono stati allontanati dalla compagine di governo, hanno il dente avvelenato, la guerra sta andando male e quindi è una questione, diciamo, di basso profilo di questo genere. Quindi, ecco, se posso dare una mia spiegazione, Mussolini non si aspettava, ecco, che quell'ordine del giorno, e poi lo dimostra andando dal re in quel modo, potesse, ecco, avere delle conseguenze, addirittura che fosse una sorta di mozione di sfiducia. Senta, prego. Possiamo dire che l'altro diciamo raggirato della seduta del 25 luglio è Dino Grandi. Allora, io ho letto una sua biografia, adesso non mi ricordo bene il titolo, però insomma posso risalirci. Allora, lui in una sua biografia che uscì poi negli anni 60, Il mio paese credo si intitolasse, lui aveva parlato, addirittura aveva parlato che voleva riunire la Camera dei fasci e delle corporazioni, eliminare 200-300 consiglieri dei fasci e delle corporazioni e fare una votazione per un nuovo governo. Cioè lui non si era proprio reso conto di quello che aveva intenzione di fare il re. Grandi era Grandi, nel senso nel 1921 si era contrapposto a Mussolini in una famosa assemblea di partito in cui proprio si era contrapposto come leader alternativo, poi la cosa si ricompose, ma attenzione, Grandi nel 1921 quantomeno ci provò a sostituire agli inizi del Partito Nazionale Fascista, ci provò a essere quantomeno sullo stesso piano. Lei dice fu raggirato Grandi, secondo me sì, fu raggirato come furono raggirati Bottai, Ciano, gli altri, ovvio che avevano contatti con il re, gli ambienti del Quirinale e così via. Non si erano resi conto che il re stava giocando su vari forni, il forno del Senato, che era un Senato regio molto filo sabauda, stava giocando sul fronte del Gran Consiglio del Fascismo e soprattutto stava giocando sul fronte dei militari, no? Magari Grandi pensava di poter fare lui Badoglio o quantomeno qualcosa di particolarmente importante, invece si trovò alla fine con un pugno di mosche. Sì, poi col senno di poi anche gli altri, non solo Grandi, ma gli altri membri del Gran Consiglio del Fascismo si sono definiti, e forse nemmeno a torto, ma direi preterintenzionalmente, si sono definiti i primi epigoli nella liberazione dal fascismo e così via. Però ecco, probabilmente erano stati lusingati dal monarca, dagli ambienti del Quirinale e così via, e quindi pensavano, ecco, di poter fare chissà che cosa. Certo. C'è un particolare sembra che alla fine della riunione si sia posto il problema chi porta l'ordine del giorno al re. Ecco, dunque, scusi se la interrompo. Allora,
Nella rappresentazione che è stata fatta nel 69, Mussolini va lì con una valigetta e prova a mostrargli anche la lettera di, credo, di Cianetti, per far vedere che c'era un ripensamento. Però il re, mentre lui tira fuori l'ordine del giorno, gli dice: io già ho ricevuto tutto, so com'è andata la votazione. Ecco, chi glielo passa prima? Beh, è facile immaginarlo. Grandi stesso nella notte dopo la riunione, ovviamente non parla direttamente con Re, ma parla con degli stretti collaboratori del Re, ma soprattutto è interessante la convulsa mattina del 25 aprile, cioè dopo il termine della riunione. 25 luglio, dopo la riunione vanno tutti da Grandi a Palazzo Montecitorio. Per questo dicevo prima, poteva essere utile sapere qualcosa dalla collaboratrice. Ed è interessante che Biggini, che era un membro del Gran Consiglio del Fascismo, ministro dell'educazione nazionale, fedelissimo di Mussolini, che è appena entrato nel febbraio del 43 nella compagine di governo, ma che, attenzione, era un cattedratico, un autorevole costituzionalista, rettore dell'Università di Pisa, quindi evidentemente era stimato da Giovanni Gentile, rassicurò Mussolini dicendo: guarda, il voto del Gran Consiglio non ha alcun valore possibile, non ha alcun significato giuridico, perché c'è stata un'evoluzione, nemmeno il re potrebbe revocarti al di là della lettera dello statuto, perché c'è stata un'evoluzione della nostra carta costituzionale, per cui solo la Camera dei fasci delle corporazioni, cioè la Camera elettiva, potrebbe tutt'al più sfiduciarti. E questo discorso giuridicamente impeccabile da parte di Biggini si rinviene anche nel famoso annunzio del 22:47, quando alle 22:47 nella sera del 25 luglio Layard dà il famoso annuncio che il re ha accettato le dimissioni. Ecco. Il re ha accettato le dimissioni, quindi, ecco, si dice che l'avesse scritto Vittorio Emanuele Orlando, quell'annunzio, cioè non è che ha revocato Benito Mussolini, ha accettato le dimissioni. Evidentemente noi non siamo stati nessuno, non abbiamo contezza di quello che si sono detti in quei 20 minuti dalle 17 alle 17:20, il re con Mussolini, non sappiamo nemmeno se è vero quello che poi Mussolini ha scritto, cioè che gli fu detto: tu non sei più presidente del Consiglio, adesso già Badoglio sostanzialmente ha preso le consegne. Certo, non c'è una lettera di dimissione di Mussolini, non c'è un decreto controfirmato da qualcuno. Anche a seguire la Vulgata, in quei 20 minuti il re, come nello sceneggiato televisivo La resa dei conti, come avviene il colloquio tra i due: la prego, gli dice il re, di presentare le dimissioni, perché io già ho dato incarico a Badoglio. Ed è anche strano quello che avviene dopo, per me è tuttora un mistero indecifrabile, cioè al termine del colloquio, sono le 17:20, Mussolini esce con la borsa che ricordava lei, che poi è quella che è stata ritrovata dal sacerdote che poi ha fatto pubblicare i documenti a epoca nel 66, cioè nello sceneggiato, che è puntuale a questo proposito, Mussolini sostanzialmente sta per andare verso la sua Alfa Romeo di presidente del Consiglio e un semplice capitano, cioè un ufficiale inferiore, dicono i militari, un semplice capitano dei carabinieri, che era il capitano Vignieri,
gli dice: no, guardi, il re mi ha dato dei precisi incarichi per la sua sicurezza, non può prendere la sua macchina, ma per ragioni di sicurezza deve entrare in un'ambulanza. E se posso fare un piccolo, non dico scoop, ma una piccola notazione, l'ambulanza del 25 aprile, del 25 luglio 1943, quella famosa, è tuttora esistente. È una Bianchi S9 del 1938, ed è un'ambulanza della Croce Rossa, attualmente è gestita dal Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana, in questo momento è in manutenzione, quindi non la possiamo andare a vedere, ma è ancora, diciamo, esistente, ancora visibile, io l'ho vista, c'è anche la leggenda metropolitana che fosse sporca di sangue quando Mussolini entrò per un servizio che aveva fatto in precedenza nella mattina, però tutto questo ci lascia un po' basiti, cioè Mussolini, che era Mussolini, un capitano gli dice: entrate nell'ambulanza, in ambulanza entrano in 10, eccetera, eccetera. Così un po' all'inglese lo spingono dentro l'ambulanza. Io non credo che sia vero quello che le sue donne hanno detto dopo, sia Rachele Mussolini che la Petacci, che entrambe lo avevano scongiurato di non andare dal re. Questo mi sembra un pochino il senno di poi, ma in ogni caso, che in un contesto del genere il re ti ha appena congedato in 20 minuti, no? Prendendoli in giro, io sono l'unico amico che lei ha, prendendogli la mano destra tra le sue due mani, eccetera, eccetera. Mussolini mica era fisso. Esce un capitano, gli dice: entri nell'ambulanza. Non c'era alcuna sommossa, sì, gli dicono per la sua sicurezza, ma non c'era alcuna sommossa. È andato da casa sua a Villa Savoia, avrà visto che era una domenica insignificante di luglio. Quindi c'è quell'episodio. Non è del tutto. Io allora abbiamo ancora 5 minuti, proprio 5 minuti prima del blocco della registrazione. Allora le chiedo una cosa. Allora, lei, ho visto che ha fatto anche la recensione dei Misteri di Montecitorio, che è il libro che ha scritto Pacelli. Allora le volevo solo chiedere questo: è vero che durante i 45 giorni di Badoglio Grandi è rimasto indisturbato per tutto il periodo a Montecitorio come presidente della Camera, facendo finta di niente, o è una falsità? Ma so che lui, che aveva la famosa villa che poi se l'ha acquistata da Alberto Sordi, non andava in quella villa, e c'è anche una leggenda metropolitana che fu avvertito all'ultimo momento che stavano per andarlo a prendere, ecco, e riuscì a stento a mettersi in salvo, però stava a Montecitorio, anche perché lo stesso Ciano, già il 25 luglio, gli aveva consigliato di non stare a casa, perlomeno sto parlando 25 luglio, quindi un pochino all'inizio di questi 45 giorni, perché Ciano aveva avuto la soffiata, che, ma evidentemente era una fake news, che i fascisti stavano andando a cercare coloro che avevano votato a favore dell'ordine del giorno Grandi a casa. Quindi giustamente Grandi se n'è stato a Palazzo Montecitorio, dove era più sicuro. Però devo dire che non è che agli alti gerarchi che stavano a casa è successo qualcosa in quei 45 giorni. Prego. Ettore Muti credo che lo abbiano ammazzato. È vero, Ettore Muti, ha ragione lei, Ettore Muti è stato ammazzato. Secondo me Ettore Muti tra l'altro stava pure dalla parte dei congiurati, perché i congiurati avevano un certo rancore, anche Muti non poteva non avere un certo rancore per come era stato allontanato da segretario del Partito Nazionale Fascista ed essere sostituito con un giovane friulano, Vidussoni,
di cui nessuno ricorda più il nome. Quindi secondo me, semmai era più... è stato ucciso, lo sappiamo tutti, nella pineta di Fregene. Almeno l'ultima notte l'ha passata, pare, con una bellissima donna che era una ballerina, eccetera, eccetera. Fu ucciso nella pineta di Fregene dai carabinieri, ecco. Perché è stato ucciso proprio Muti non si sa. Certo, va bene, allora io con questo mistero la ringrazio per averci un po' aiutato a capire un po' che cosa era successo prima del 25 luglio e dopo il 25 luglio in questo racconto, diciamo, con quale ci siamo avvalsi di questa ricostruzione, che è l'unica ricostruzione che è stata fatta nel 1969 di questa riduzione televisiva che si intitolava La resa dei conti. Io la ringrazio. Mi scusi un attimo, a proposito della resa dei conti del 1969, di quello sceneggiato, è significativo che il regista sia stato Marco Leto. Chi era Marco Leto? Era il figlio di Guido Leto. Chi era Guido Leto? Era stato il responsabile dell'OVRA, il servizio segreto fascista, e capo della polizia nella Repubblica Sociale Italiana. Chissà che nella sceneggiatura Leto non ha pure potuto mettere qualche carta in suo possesso. Io la saluto con questa curiosità e saluto gli ascoltatori di Radio Radicale. E io naturalmente non posso far altro che ringraziare il professor Luigi Ciaurro, docente di diritto parlamentare alla LUMSA, che ci ha aiutato da Cicerone del diritto a ricordare questo evento e i suoi passaggi giuridici. Grazie professore. Grazie a lei.